è un'iniziativa per informare una navigazione corretta ai minori, senza la amusement source, perché internet è ritenuto un grande strumento anche di approfondimento dal punto di vista didattico. Abbiamo fatto questa azione formativa in una scuola molto digitalizzata, pensate, qui a Matteoli ci sono dei docenti che hanno dei blog apposta per l'inserimento sugli stessi dei compiti, degli approfondimenti, dei link addirittura importanti, di riferimenti bibliografici che possono servire agli studenti. Quindi è una scuola digitalizzata che ci ha accolto, e questo è il messaggio che mandiamo: l'importanza della sicurezza informatica, di una informazione corretta sui rischi e le opportunità, senza allarmismi, perché oggi i ragazzi giovani sono molto consapevoli dell'adescamento offline, del grooming, del cyberbullismo e di tutti questi fenomeni che possono mettere a rischio la loro tranquillità. Sono emerse domande molto intelligenti, molto attente, di giovani utilizzatori di tutti i tipi di social network, consapevoli anche che talvolta sono sui social network tipo Facebook aggirando la dichiarazione sulla maggiorità. Questo ne sono consapevoli. L'obiettivo di questa azione formativa è renderli coscienti insieme ai loro genitori, consegnando loro un vademecum illustrativo e nozionistico sui rischi concreti, anche dal punto di vista giuridico, che possono avere. Dentro un sistema di intelligenza artificiale, lui fa quello che fa il cervello umano, impara, cioè quando viene acceso in un nuovo ambiente lui prende dati dall'ambiente, quello che fate anche voi, è solo che voi non ve ne accorgete che lo fate, no? Prende distanze, tutto, riconosce oggetti, colori e tutto il resto, e poi abita l'ambiente. Sistema di apprendimento artificiale, cioè non è programmato, lui fa quello che vuole. Sarà programmato per fare il cane. Due microfoni qua a lato che sono le orecchie. Questo per farvi anche capire come funziona il vostro corpo, eh? Non è che è quello di un cane diverso. Instagram non è cattivo, Google non è cattivo, Wikipedia non è cattiva, il computer non è cattivo, è il cervello, è il nostro uso del computer e di tutte queste cose che lo rende buono o cattivo. Uno strumento, qualunque strumento, anche questo, non è cattivo o buono. Diceva Shakespeare, che voi studierete fra un po', le cose non sono buone o cattive, è la mente che le rende tali. Siete voi che determinate se una cosa è buona o cattiva. Quindi è il vostro utilizzo dello strumento che lo fa, il vostro, quello dei vostri genitori, adesso e anche quando sarete molto più grandi. Quindi uno mi ha detto: ripetigli delle precauzioni, va bene, usate il cervello. Io l'unica precauzione che posso ripetervi, veramente, usate il cervello sempre. Io non ho bisogno dell'antivirus sul mio computer, perché so che certe cose non le apro, non ci clicco sopra, no? Su alcuni siti, per esempio, se devo scaricare musica, lo faccio eventualmente, se dovesse proprio farlo, lo faccio su un computer separato che non ho collegato in rete, che non ho collegato col resto della mia famiglia o altro, no? Perché so che potrebbero esserci potenzialmente dei problemi. Se devo andare su dei siti che non conosco, non clicco sui link di questi siti, non apro mail da persone che non conosco, per esempio. Le mail di spam le cancello direttamente, non ci vado sopra, neanche per curiosità. Perché sono tutte cose, sono tutti piccoli anni che sono lanciati, poi li trovate col computer, no, qua pieno di virus e di troiano, per quella ragione. No? Eventualmente, come dicevo anche al vostro professore, quello che potreste fare è non usare Windows, ma usare un sistema operativo su un DVD, ecco, in questo caso, visto che ci sono, sono anche molto belli da utilizzare, molto istruttivi tra l'altro, lo mettete dentro il computer, una volta che avete finito di fare le vostre cose togliete il DVD e non c'è nessuna infezione. È possibile se tipo c'è uno riesce
riuscisse ad avere il tuo numero anche se tipo non è fornita nessuna informazione a qualche sito. Il numero? Sì, 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 questo è decisamente possibile, non è possibile per chiunque averlo. Il tuo numero comunque viene nel momento in cui voi telefonate, non so se sapete come funzionano le telefonate. Tutti i dati che sono relativi al telefono, alla tipologia di telefono, ma soprattutto da dove state telefonando, quindi la cella, no? Il cellulare funziona perché ci sono delle antenne in giro che raccolgono la telefonata, poi la mandano, no? Quindi dove vi trovate, il numero di telefono e soprattutto il codice identificativo del telefono, perché il telefono ha un codice che si chiama IMEI, no? Che è il numero del telefono vero e proprio. Tra l'altro, quando si fanno le intercettazioni telefoniche, uno può intercettare il numero di telefono o il numero identificativo del telefono stesso. Quindi voi avete, che ne so, 347, no, eccetera, eccetera, che è il numero della SIM, no? Ma anche il telefono ha un codice che può essere intercettato. Quindi tutti quei dati vengono trasmessi sulla rete. Nel momento in cui utilizzate per esempio la telefonia internet, no, quando usate per esempio WhatsApp, quando usi WhatsApp a qualcosa si lega? Al tuo numero di telefono, giusto? Ecco, quindi WhatsApp al tuo numero di telefono. E il tuo numero di telefono è distribuito sulle liste di WhatsApp, non sui loro server, in modo tale che la gente ti possa chiamare. Da questi server si può ricavare il tuo numero di telefono. Ma anche chi sei, no? Perché attraverso il numero di telefono si può fare. Con l'iPhone, ma soprattutto con Android, è anche possibile attraverso il numero di telefono accedere al tuo telefono da un computer, perché i telefoni col 3G sono collegati a internet, voi lo sapete questo, vero? Sono sempre collegati, cioè le telefonate che fate non sono telefonate su una linea telefonica normale, vanno tutte su internet, hanno un indirizzo IP, no? Si dice internet protocol. Sapete cos'è un indirizzo IP? L'indirizzo IP è un numero composto da quattro gruppi di numeri, tipo 10.22.50.1, no? È un numero così, che identifica il vostro collegamento in quel momento al computer. Se uno ha quel numero può accedere al computer. Ecco, tutti i telefonini hanno un indirizzo IP che viene trasmesso alla rete. Attraverso quell'indirizzo IP uno può accedere al tuo telefono. Se avete notato, il telefono fa delle cose strane, soprattutto quando si rallenta tanto, ci sono i vari WhatsApp, WeChat. Chi usa WeChat? Oh cavolo, ma lo usano i cinesi di solito WeChat. Voi perché usate WeChat? È bello WeChat, eh? È bello. Ah, no. Ok, lo uso anch'io. Perché offre tante possibilità di comunicazione, tra cui anche la funzionalità radio, no? Io posso parlare con la persona come se fosse in una comunicazione diretta con la radio trasmettente. È bello, si possono fare tantissime cose, però WeChat, per esempio, WeChat è cinese, no, ve l'ho detto, è stato sviluppato dalla università di Pechino, che voi sapete che la Cina non è una democrazia, vero? Lo sapete che la Cina è una dittatura? Ecco, il governo cinese ha sviluppato WeChat per, si potrebbe dire, tenere sotto controllo e sviluppare una rete di controllo delle comunicazioni distribuita su tutti, cioè uno lo usa perché è bello, ma poi alla fine se il governo cinese volesse intercettare un cinese, in questo caso, no, visto che lo usano per la maggior parte i cinesi, attraverso WeChat loro sanno che loro usano tutti i WeChat e lo possono identificare, sapere dove si trova e contarlo. Gli americani lo fanno con Google, lo sapevate, vero? Ma anche con Facebook. Voi sapete che Facebook viene utilizzato, cioè finanziato dal governo americano proprio per quello. Lo sapevate? Se non lo sapevate, sallo, no? Dice, se non lo sapevi, sallo. Beh, non è italiano, ma presto, tranquillo. Una cosa che volevo dire prima di eventuali video o altre domande, che adesso purtroppo non ci sono i vostri genitori, no? Purtroppo per me, non per voi, no, voi dite meno male, ma volevo magari anche lanciare un piccolo messaggino a loro, perché io ho notato che i genitori, dalle richieste che io ricevo da genitori, che sono: senti, tu che sei un esperto,
C'è mia figlia che, sai, gli ho appena regalato il nuovo iPhone 5, no, iOS 7.04, no, eccetera. Come faccio a sapere con chi chatta? Con chi chatta, no? Cioè, tutta una serie di meccanismi che anche ai genitori sono abbastanza, no, particolari, nel senso che sviluppa una sindrome del controllo, no? Voi magari volete sapere con chi chatta la vostra amica o il vostro amico, no? Eccetera, eccetera. I genitori vogliono sapere con chi chattate, no? Voi, per esempio, no? Ecco, questa è una sindrome che è nata dal fatto che il telefonino, no? Cioè, io ti regalo l'iPhone 5 con cui puoi fare quello che vuoi, però poi voglio sapere quello che fai. Allora, io rassicurerei i vostri genitori dicendogli che sappiate che quando sarete grandi lo farete anche voi con i vostri figli. Non riuscite a immaginarvi un momento del genere, vero? Quando avrete dei figli, ma lo farete. Cercando appunto di ricordare ai vostri genitori, per esempio, questo momento nel quale gli fate capire che l'uso che farete dell'iPhone 5 che vi hanno regalato, dell'iPad, del nuovo Samsung con Android e tutte queste cose qua, eccetera, eccetera, di WeChat, di WhatsApp e quant'altro, lo state facendo in modo responsabile un pochino, no? Non facendovi contattare da persone che non conoscete, e soprattutto non dicendo informazioni vostre a persone che non conoscete, soprattutto o soltanto perché ne avete visto magari una foto su Facebook o quant'altro. Io spero che, nonostante quello che io dico, no, voi in questo momento non lo rilevate come una questione pericolosa veramente, no, come un rischio o quant'altro, perché non avete ancora avuto, non avete ancora messo le dita nella presa della corrente e vi avete preso la scossa. Spero che, se un giorno la prenderete, ne prenderete una leggera e vi faccia capire, oppure che semplicemente, attivando quel famoso antivirus che dicevamo prima, cioè il cervello, no, usando tutti gli strumenti che state usando, lo facciate in modo responsabile e rassicuriamo i vostri genitori che lo state facendo, magari insegnando anche a loro a farlo, a non mettere notizie su Facebook, sul loro profilo Facebook o quant'altro, di quando andate in vacanza o di dove andate a scuola o di dove andate a mangiare il panino o di dove uscite con gli amichetti o di quale locale, no, frequentate o frequentano loro più abitualmente. Ecco, magari glielo potete insegnare voi questo. Una mia allieva ha un figlio che, tra l'altro, non ha la vostra età, va all'università Bocconi, no? Quindi fa economia e commercio, era anche quasi laureato, quindi non stiamo parlando di una persona, di un bambino, stiamo parlando di un giovane che comunque ha fatto un determinato percorso. Alle 3 del mattino mi ha chiamato la mamma dicendo che lui era disperato e che si voleva uccidere, no? Tutte queste cose. Cioè, cosa è successo? Lui era andato su Facebook, no? E attraverso Facebook e YouTube, cioè attraverso Facebook, aveva parlato con quella che lui pensava essere una ragazza, no? Una sua amica su Facebook, no? Che naturalmente, quanti dei vostri contatti su Facebook conoscete? Ma voi in teoria non dovreste stare su Facebook, tra l'altro, giusto? In teoria. Questa è la cosa bella, no? Ti dicono che non ci puoi stare, però poi non ti impediscono di farlo. Interessante questa cosa, no? Comunque, lui poteva, aveva 18 anni, tutte queste cose, eccetera, cioè 18 anni, aveva 23. E praticamente, parlando con questa sua amica su Facebook, apparentemente una bella ragazza, tutto il resto, eccetera, eccetera, avevano iniziato ad avere un rapporto, tra virgolette, intimo, per quanto si possa avere un rapporto intimo su Facebook, no? Ho scoperto che ci sono persone che fanno i regali su Facebook. Ti ho fatto un regalo, la foto di una rosa, no? Prima si dava veramente la rosa, no? Adesso invece ti fanno la foto. Non ditemi che non l'avete mai fatto, dai. Fatti bravi. Oh, è il tuo compleanno, eccoti, questo l'ho preso per te, no? C'è una scatola di cioccolatini fotografata. Piacciono anche i gruppi, no? Comunque, lui, parlando con questa ragazza, cosa è successo? Sono arrivati un pochino al sodo, per quanto si possa arrivare al sodo, su Facebook.
E dopodiché questa ragazza si è rivelata essere Mahmoud Rumbani, una roba del genere, un giordano, insomma, no? Un ragazzo giordano, un ragazzo uomo, non lo so che cazzo fosse, scusate, si può dire. Fai il beep dopo. E gli ha detto: mandami 500 euro, gli ha mandato anche il numero di conto, no? Il numero di conto corrente, ha detto: mandami 500 euro qua alla settimana, se no pubblico i tuoi video, perché sai, se erano anche lui, gli aveva fatto dei video, no? Personali, molto personali, ma metto i tuoi video su YouTube, no? E ha iniziato a mettergliene uno, e lui è andato, perché tutti i suoi amici potevano vederlo tutto, è impazzito praticamente, era, non sapeva più cosa fare. Penso che a 23 anni fosse uno dei primi che gli poteva venire un infarto, no? In quel momento. Allora io gli ho detto: guarda, sei stato un coglione, si può dire coglione? Sei stato un coglione, hai imparato sulla tua pelle la cosa, adesso ne devi subire le conseguenze. Vai comunque alla polizia postale, ma non ti servirà niente, perché è all'estero, e all'estero la polizia postale non può fare niente. Cosa può fare? Deve mandare una rogatoria, non so cosa vi ha detto quello della polizia postale, ma sai, la maggior parte dei reati informatici, delle cose così, non si può fare niente. Uno non è che dice: ah, vado alla polizia e denuncio. E cosa denunci? Devi risalire da un punto di vista informatico a chi ha fatto la cosa, devi provarlo, no? Quindi lui è andato alla polizia postale, che gli hanno detto, come gli avevo detto: guardi, non possiamo fare niente, non possiamo farci niente, ci dispiace, no? Eccetera eccetera. Lui ci è andato con la mamma, naturalmente, e gli ho detto: questo è la tua prova del fuoco. Ha detto: quello che tu hai fatto davanti alla telecamera, no, per questa ragazza, no, che poi invece era questo ricattatore, è quello che fanno tutti, no? Quindi sopporta, starai male per un po' di tempo, tirati via da Facebook. Lui si è fatto, si è tirato via da Facebook e quant'altro, e adesso vive una vita normale, non si è suicidato, no, eccetera. Però ha dovuto imparare questa cosa sulla sua pelle, ha dovuto star male, ma stato male veramente. E stiamo parlando di una persona adulta, stiamo parlando di un ragazzo. Questo per dire anche quanto è facile cascare in piccole trappole che ci sono sulla rete. Io ho Facebook e mi hanno detto: vabbè, ma tu ce l'hai Facebook? Non ce l'ho, perché essendo conosciuto c'è un altro pericolo dei social network, no? Dei tipo Facebook eccetera, che non hanno controllo sull'identità. Non è un reato aprire un profilo Brad Pitt, no? O non so adesso, quello lì di Twilight, no? Da vampiro su Facebook, no? E non è un reato, non c'è una legge che lo proibisce, quindi la sostituzione di identità è possibile. Quindi io sono costretto ad esserci per evitare che ci siano dei mattacchioni, no? Dei furbetti che creano il mio profilo e poi pubblicano delle cose che possono essere dannose, naturalmente, per me. Questo varrebbe per tutti, però se sei proprio un pochino in vista, questa cosa è sempre più attuale. Però se andate a vedere il mio profilo, io l'ho anche usato come sfida, ci ho messo dentro di tutto, ci ho messo dentro per esempio lingue parlate, aramaico antico, Yoruba, no? Che è una lingua africana che si trova. Io dicevo: se ne accorgeranno che sto scherzando. E invece ho avuto delle persone che mi hanno detto: oh, ho saputo che parli l'aramaico, sarà per questo che... No, aspetta, non ci posso credere, non ci posso credere. Credo che la cosa più utile sia quella di comprendere, e questo lo trovo fondamentale, anche il ruolo dei genitori, la partecipazione dei genitori, che le contromisure non sono quelle di prendere e spegnere lo strumento, ma è quello ovviamente di far comprendere questo aspetto ai ragazzi, che è difficilissimo. Mi immagino che sia difficilissimo. Io, come dire, ho un bimbo, come dire, di 4 anni, quindi diciamo ancora, seppur, come dire, ormai il più in grado di me di districarsi all'interno dell'iPhone, perché lo utilizza come se fosse un giocattolo comune. Questo da una parte mi spaventa, perché in realtà, cioè, riesco a vedere che già alla sua età, 4 anni, quindi, diciamo, ancora non ha la comprensione di quello lì che è lo strumento, però riesce a muoversi all'interno delle applicazioni dell'iPhone. Io non glielo lascio punto e basta, ma ovviamente guardo quello che fa. E quindi è fondamentale ovviamente comprendere che la contromisura non è spegnere lo strumento, ma è fargli capire, diciamo, effettivamente il ruolo fondamentale che lui ha nella gestione dello strumento stesso, che è ovviamente l'utilizzazione dell'unica cosa che conta, che è ovviamente il cervello, e che determina ovviamente l'utilizzazione dello, cioè, come dire, il corretto
la corretta utilizzazione dello strumento. Quindi iniziative come queste sono fondamentali e credo che le istituzioni debbano, quindi un plauso al Corecom che svolge questo ruolo importante, ma tutte le istituzioni dovrebbero secondo me moltiplicare gli sforzi per far comprendere, voglio dire, quella che è una sfida fondamentale se si vuole ovviamente far intraprendere ai ragazzi nel modo corretto l'utilizzo delle tecnologie, che sicuramente non è negativo. Poi ovviamente ognuno di noi ha aspetti romantici che si porta dietro di sé, che ovviamente rispetto all'alienazione della tecnologia poi ovviamente è molto più bello aspettare, cioè far aspettare la mamma e farsi chiamare per ore dalla finestra, torna a casa, mentre io mi ricordo perfettamente che stavo a giocare a pallone e mia mamma mi chiamava per ore fin quando poi non mi toccava scendere e venirmi a prendere e portarmi a casa. È chiaro che questi aspetti romantici, per chi ovviamente ha vissuto tra cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, rimangono. Però voglio dire, credo che un corretto uso della tecnologia sia uno strumento fondamentale perché si possa crescere, diciamo, nel migliore dei modi, sennò altrimenti siamo tagliati fuori dal mondo. Quindi è importante, diciamo, in alcuni casi avere degli aspetti romantici di vita romantica, ma dall'altra parte è importante anche accompagnarlo con un corretto uso della tecnologia. E proprio l'ultima cosa, e questo è fondamentale anche perché bisogna guardarsi avanti, e avanti voglio dire, se si ha timore della gestione, diciamo, di questo strumento, di questi strumenti, si ha timore ovviamente del futuro, e aver paura del futuro certamente non fa né andare avanti né troppo fa tornare indietro, oltre ovviamente a tutte quelle che sono ovviamente quelle che sono le complessità di questa purtroppo di questa vita che viviamo quotidianamente, ma aver paura del futuro ovviamente non fa assolutamente crescere. Sì, no, perché noi ci siamo occupati, soprattutto io, Donatella Cherubini si è occupata dei vantaggi di internet, la ricerca delle informazioni in internet, come bisogna farla e come bisogna stare attenti al tipo di informazioni che si ricevono. Ora, dal punto di vista legale, questi i rischi che abbiamo evidenziato sono di due tipi, perché tipicamente si ritiene che il minore in internet è vittima, è possibile vittima di adescamento, di bullismo, di persecuzione e così via. Però, e questo è vero, ci sono convenzioni internazionali che cercano di colpire nella fase preliminare la figura dello sfruttamento sessuale dei minori, andando a colpire proprio quelle attività che tipicamente ormai si realizzano in internet per convincere il minore a entrare in relazione con persone adulte di cui non conosce l'identità e di cui tende a fidarsi per poi incontrarlo fisicamente e poi eventualmente appunto adescarlo fisicamente. Però un aspetto che è in crescita e che ha messo in luce soprattutto da noi il caso Vivi Down contro Google, relativo a quel filmato registrato su YouTube nel quale alcuni ragazzi di una scuola media perseguitavano e offendevano un loro collega affetto da sindrome di Down. Allora, un altro rischio è che siano gli stessi minori a commettere dei reati, delle illegalità e a danneggiare, non solo dal punto di vista formale del codice penale, a danneggiare l'intimità, la privacy e anche l'onore e la dignità delle persone, a livello di magari pensando di fare uno scherzo, come quando si fanno le pagine fittizie a nome di qualcuno, quando si prende in giro in modo teoricamente benevolo, ma che poi può sconfinare nella persecuzione e che, come sappiamo, può spingere degli adolescenti insicuri e così via a poi anche a gesti disperati. Quei messaggi di spam che sembrano innocui e anche a volte anche abbastanza noiosi, in realtà non servono a vendervi l'orologio. Non so se avete visto i messaggi di spam, no? C'è cose magari pornografiche, ma c'è anche la vendita dell'orologio, della pastiglia, di quant'altro. Non servono a quello, servono a determinare, nel momento in cui voi vi collegate per esempio a quella mail, l'aprite, soltanto aprendola serve a determinare che quel computer è attivo, e a volte semplicemente scaricando la mail viene scaricato sul computer di Trojan Horse. A che cosa servono questi? Per effettuare degli attacchi, si chiamano distributed denial of service, vuol dire negazione di servizio, degli attacchi che fanno dei gruppi, soprattutto nell'Europa dell'Est, a computer di aziende, multinazionali e quant'altro. Cioè, fondamentalmente la vittima è quasi semplicemente diventa quello che viene chiamato
in linguaggio hacker uno zombie, no? Cioè tu partecipi a un attacco a qualche altro sistema informatico senza saperlo, praticamente, perché ti sono stati scaricati questi virus. In alcuni casi, e questa è la cosa più pericolosa, sappiatelo, non so se ve l'ha detto quello della polizia postale, ma per esempio se voi detenete sul vostro computer del materiale illecito, si dice illegale, cioè per, no? Per esempio foto pedopornografiche, no? O nel vostro caso no, spero di no, anche perché pedofili a quell'età mi sembra un po' di più. Oppure musica, voi dite la musica, ah vabbè, ma la musica, anche quelli della postale scaricano la musica, lo so perché l'ho visto, e ve lo confermeranno anche loro. Detto questo, una cosa è detenere una canzone per se stessi, no? Quindi mi scarico l'album di, che ne so, di Madonna, no? E me la voglio ascoltare. L'altra cosa è diventare invece dei distributori. In questo caso, se voi lo state facendo da casa, per esempio, o da scuola, questo anche per la scuola vorrei dirvelo, molte di queste mail di spam o di questi trojaner servono per rendere questi computer, questi server, dei punti di distribuzione. La distribuzione di materiale illegale, cioè coperto da, si dice, copyright, diritti d'autore, è un reato che equivale a 7 anni di carcere, non per voi perché siete piccoli, ma per il responsabile del sistema informatico. Questo vale anche per video, per film e per quant'altro, no? Sembrano delle cavolate, ma in realtà nel momento in cui qualcuno volesse fare un'azione, no? Dicevo, facciamo vedere che per esempio la Sony, no? La Sony che possiede tanti film e quant'altro, dice basta, faccio una denuncia perché i miei film vengono, che ne so, distribuiti in Italia su vari punti, fanno un'indagine, quelli della postale, e sono costretti ad agire. Quando fanno queste indagini sono costretti ad agire, per loro seguono la legge, e per la legge un server che contiene del materiale illecito e fa del distributore di questo materiale, ovviamente viene, il responsabile di quel server viene indagato e finisce in un casino, insomma. Non è che uno deve essere per forza arrestato o ritenuto colpevole, soltanto l'indagine genera un grosso casino in Italia, perché nel momento in cui sei indagato perdi il posto di lavoro, no? C'è tutta una serie di cose. Poi puoi essere, diventare innocente dopo 5 anni di indagine, ma in quei 5 anni la vita è stata abbastanza infernale. Se questo lo fate da casa, quelli che vanno nei guai sono i vostri genitori, ovviamente, no? Sappiate. Per togliere i virus, i trojan e tutte queste cose qui, l'unico metodo da utilizzare, cioè io per esempio non uso l'antivirus sul mio computer, no? Per rispondere anche a quel signore che me l'ha chiesto sul treno, non tanto perché uso il cervello, perché so quando aprire e quando non aprire qualcosa. Per me avere l'antivirus è ridondante, cioè è inutile, sarebbe inutile per chiunque se stesse attento a queste cose. L'unico modo comunque per ripulire il computer è reinstallare completamente il sistema operativo, cioè l'unico modo sicuro. Installare un antivirus che dice te li ho tolti non è assolutamente un metodo sicuro. Perdendo però tutti i dati. Allora, i dati si possono memorizzare, si possono ripulire separatamente, a meno che non contengano loro stessi dei virus. E d'altronde quando si fanno, cioè in alcuni casi non è che puoi dire salvo capre cavoli, o ti tieni uno o ti tieni, no? Intervallo. Io ho Instagram, Instagram è il pericoloso di Facebook, cioè Facebook è il pericoloso di Instagram, però si può essere addiscare tutte e due. Allora, ti rispondo raccontandovi una storiella, che tra l'altro lo troverete anche su internet perché l'avevo raccontata anche alla Mezzia Terme, di una volta che ero sul treno. Sapete il treno Freccia Rossa? Roma-Milano, e ero insieme a loro e ero lì col computer acceso, no? Che stavo lavorando normalmente. C'era un signore, no, tutto serio, seduto di fianco con degli occhiali da sole molto grandi, e ero lì, vedevo che mi guardava, no? Ero al telefono, però quando ho messo giù la telefonata mi fa: senta, lei che è un esperto, no? Perché fa: ma che antivirus usa? E io ho detto: io uso il cervello. Non è che Facebook è pericoloso, non è che Instagram è pericoloso, sei tu che puoi essere pericolosa nell'usarlo.
La forchetta è pericolosa? La forchetta è pericolosa? E dipende, dipende. Se gliela pianti nell'occhio a lei, sì, giusto? O no? Lui è pericoloso? No, però se ve lo lancio addosso. Non so se mi sono spiegato. Siete voi che determinate se una cosa è buona o cattiva. Quindi non è che Facebook è cattivo, non è che Internet è cattiva o è buona. Sono solo degli strumenti, sono degli oggetti, sono delle opportunità. Ma renderle pericolose o meno dipende da voi, dipende da cosa ci mettete dentro, dipende da come le utilizzate. Per un ladro Facebook è uno strumento bellissimo, per un ladro, ma anche per un negoziante, no? Che per esempio vuole far conoscere le sue cose, per una persona dello spettacolo che può essere contattata da tutti i suoi fans, per esempio, per una persona normale che vuole comunicare con gli amici, che vuole tenere una linea di comunicazione. Ma può essere pericoloso nel momento in cui le informazioni che voi mettete qui dentro sono irrilevanti da quel punto di vista e soprattutto sono indirizzate verso un pubblico che non conoscete. Quindi questo vale per Instagram, vale per MySpace, vale per Facebook, vale per Twitter, vale per tutto, tutti gli strumenti possono avere una valenza pericolosa. Ecco, quali sono i rischi che corrono questi ragazzi, i principali rischi, insomma, avete evidenziato? Io non vorrei ripetere, Fabio, vorrei... Ma in parte sono menzionati nel Vademecum, che tra l'altro è stato tratto da un piccolo libercolo che avevo scritto per la Sperling, almeno la parte mia che mi riguarda, intitolato Proteggi i tuoi figli da Internet, quindi è abbastanza, come si può dire, il titolo abbastanza si spiega da solo. Il pericolo fondamentale, che però è purtroppo inutile affrontare con loro in questa fase, è quello dell'alienazione completa, quello del perdere l'uso del corpo, si potrebbe dire, ma soprattutto l'uso del cervello attraverso Internet. Anche per quello gli aneddoti utilizzati sono stati prevalentemente legati a questo aspetto, non tanto l'aspetto di come faccio a togliere un virus dal computer, no? Ma l'aspetto di appunto il miglior antivirus è il cervello. E usare le cose con intelligenza, con grande intelligenza, soprattutto non demonizzare uno strumento perché si dice attento, no, a quella cosa può essere pericolosa, bella, brutta e quant'altro, ma sapere che uno strumento di per sé è solo uno strumento, no? Abbiamo fatto anche l'esempio della forchetta, che tra l'altro un tempo ho anche fatto di Pietro in una, ricordo, si dicono gli strumenti non convenzionali, no? L'uso non convenzionale di una forchetta se la metto nell'occhio a qualcuno, giusto? È uno strumento anche la forchetta, viene utilizzata per qualcosa, ma se lo uso in modo improprio può anche diventare qualcosa di pericoloso. Questo vale per qualunque cosa, soprattutto per questo. Qual è l'insidia più intrinseca allo strumento informatico? Che ti attira, che ti fa perdere nel piacere di stare lì, del parlare, del relazionarti senza pericolo, no? Senza pericolo di perdere la faccia, di vergogna, di parlare, di essere troppo basso o troppo alto, di le ascelle che ti puzzano. Ah, dal computer non si sentono queste cose. No? Questo è il pericolo. Invece la tecnologia viene più adesso propagandata e percepita come uno strumento di divertimento, più come andare in discoteca, più come un riempire del tempo vuoto. Ecco, io spero che quando sarete grandi non la userete in questo modo, la userete per creare qualcosa, per migliorare il mondo, potresti dire, o comunque anche il vostro ambiente, la vostra famiglia, per aiutare anche voi, no? Per esempio voi cosa fate adesso sicuramente? I professori vi dicono fate una ricerca, andate su Wikipedia, no? O no? Sapete che Wikipedia la scrivono gente come voi, eh? Cioè non è scritta da un premio Nobel Wikipedia, chiunque può andare dentro e scriverci qualcosa. Ecco, ti impedisce di pensare da un certo punto di vista. Tu pensi, ho trovato la risposta, faccio copia e incolla, la metto lì dentro. Quando sono andato... Io ringrazio veramente tutti voi perché mi avete permesso, ecco, qui nella scuola di mettere in pratica questa iniziativa che davvero io penso possa essere l'inizio
per questo discorso dei ragazzi che hanno seguito questi incontri è stato veramente positivo. E il professor Bianchi, il vicepreside, ha accolto, ecco, anche nelle giornate precedenti, lo svolgimento di questi incontri, mi ha proprio raccontato dell'interesse, delle motivazioni che poi hanno spinto questi ragazzi ad ascoltare attentamente e a poter recepire tutto quello che veramente in queste problematiche così ampie è a loro livello. E molto spesso, come dicevamo proprio prima in questa pausa, in realtà questi ragazzi si muovono per un passaparola, perché hanno informazioni magari dall'amico e non necessariamente dalla famiglia, dagli adulti, che si trovano a volte anche loro in una certa confusione, ecco, non consapevoli molto spesso di quelle che sono nella tecnologia le potenzialità che, diciamo, se non siamo più che attenti magari possono anche sfuggire. Oggettivamente la tecnologia ci deve aiutare, è un mezzo, come dicevamo prima, che deve essere utilizzato, ma filtrato sempre dalla nostra intelligenza, dalla nostra possibilità di utilizzarlo nel migliore dei modi. E quindi, ecco, in questo senso quello che possono fare le famiglie, i genitori sicuramente, ma anche la scuola, perché in realtà questi ragazzi molto tempo lo passano a scuola, quindi oggettivamente noi ci dobbiamo sentire davvero molto coinvolti in questo tipo di situazioni. E chissà se in un prossimo futuro potremo davvero, in via sperimentale magari all'inizio, però oggettivamente poter attivare un'ora di, come si diceva col dottore, come ha ricordato prima, un'ora di questa possibilità per i ragazzi di porre domande, di farli lavorare direttamente su queste metodologie, e poi loro, diciamo, utilizzano sempre al di fuori e della scuola in ogni loro momento della giornata. Quindi a questo punto, ecco, potremmo davvero poi da questa fase sperimentale poterla istituzionalizzare. Noi siamo molto, cioè abbiamo sempre avuto la collaborazione dell'Università di Siena, quindi in realtà io ricordo anche nel passato una collaborazione anche con la robotica che viene, diciamo, fatta per i ragazzi disabili, e io nella scuola Pascoli avevamo proprio qualche anno fa, abbiamo assistito alla messa in opera, ecco, di questo progetto, dove c'è stato questo contatto tra la robotica e i ragazzi disabili, e quindi oggettivamente i risultati anche in quel senso sono stati davvero molto molto positivi. Quindi effettivamente, ecco, io auspico che si possa continuare su questo percorso, e questo sia solo l'inizio, uno spunto, degli spunti, anzi al plurale perché sono stati tanti, di riflessione per i ragazzi che sono stati direttamente coinvolti, ma anche per tutti noi operatori nel mondo della scuola, docenti, tutto il personale, e anche per quanto riguarda i dirigenti scolastici, perché sono effettivamente loro stessi e molto spesso, ecco, sono i propositori, accolgono queste proposte e le devono cercare di divulgarle e di potenziarle, ecco, quando è possibile. Ringrazio ancora tutti. Grazie. E tutti voi della vostra partecipazione. Però veramente l'unico vero suggerimento è, per quanto potete, usate l'intelligenza. Prima o poi, no? Lo so, perché quando avevo le due dita nella spina della corrente le metterete, no? Spero che quando lo farete vi ricorderete questo momento e che non vi farete troppo male. Grazie a tutti.